Per festeggiare il 15° compleanno della Scuola Superiore dell'Università Gabriele D'Annunzio, l'Ateneo ha organizzato una giornata di eventi e dibattiti sul dottorato tra il futuro della ricerca e la formazione della classe dirigente del Paese. All'auditorium del Rettorato, nel campus di Chieti, la giornata si è aperta con i saluti istituzionali del magnifico rettore, il professor Liborio Stoppia. Negli anni il dottorato ha cambiato pelle. Una volta il percorso di dottorato fondamentalmente serviva per gli studenti che dopo la laurea volevano fare un percorso scientifico che li portasse a continuare a lavorare nell'università. Adesso invece il dottorato è un percorso finalizzato anche e in maniera importante alla formazione di personale che possa trovare una collocazione nei quadri dirigenziali delle aziende. Quindi, in altre parole, non è più soltanto l'università lo sbocco naturale di quella formazione, ma è soprattutto l'imprenditoria. Il dottorato oggi serve a formare la futura classe dirigente del Paese e quindi non più soltanto la futura classe accademica. Angelo Cecchelli, direttore della Scuola Superiore dell'Università D'Annunzio, ha parlato dei corsi di dottorato dell'Università tra evoluzione normativa e strategie di Atenei. L'evento di oggi è stato programmato dalla nostra Scuola Superiore, che è appunto la Scuola di Dottorato, per approfondire le evoluzioni, le potenzialità connesse col dottorato di ricerca. Il livello più alto della formazione universitaria, una combinazione di alta formazione didattica specifica, ma anche trasversale, con ricerca. Quindi il dottorato riassume un po' ricerca, un po' didattica e potenzialmente rappresenta il futuro della ricerca in Italia, non solo in Italia. Noi siamo al 40° anno in Italia, a fronte di esperienze nei paesi anglosassoni molto più antiche. Il dottorato di ricerca sta diventando sempre di più appannaggio per opportuni ruoli nelle imprese e noi auspichiamo anche nell'amministrazione pubblica. Quindi il dottorato di ricerca, anche grazie al PNRR in questi ultimi anni, sta sperimentando nuove potenzialità, nuove collocazioni dei giovani che quindi hanno di fronte un futuro come classe dirigente del Paese. Quali sono i settori più ricercati? Quelli più strettamente legati alle scienze, quindi le discipline dette anche STEMS, matematica, fisica, chimica, ingegneria, area medica. C'è questa prevalenza per le discipline più strettamente scientifiche, ma anche nelle aree umanistiche e socio-economiche ci sono grandi margini.